In cosa consiste il progetto per rilanciare Aragona anche sotto il profilo turistico? Allora, noi abbiamo visto che sia la pandemia che anche adesso la guerra tra la Russia e l'Ucraina che hanno cambiato il mondo. Abbiamo una globalizzazione che si sta evolvendo. La mia intenzione era quella di lanciare un'Italia e presentare l'Italia in una vetrina al mondo come posto per fare business all'estero. Qui nel meridione abbiamo dei posti stupendi e un potenziale enorme, e la nostra intenzione è quella di lanciare questo potenziale. Perché investire su Aragona? Aragona, a mio avviso, è un paese che offre molto di più di quello che vediamo qui come aragonesi, perché con gli occhi degli stranieri qui c'è molto potenziale. Abbiamo un sistema sanitario che funziona. Abbiamo degli imprenditori molto capaci e abbiamo tante prospettive, non solo dal punto di vista turistico, che dovrebbe essere comunque un punto di partenza, ma non un punto definitivo. Qua abbiamo tante potenzialità che vanno oltre al turismo, anche se è un campo molto importante. L'importanza di questo convegno è riprendere quello che è stato sospeso più di 2 anni fa. Con l'avvocato Barba ne avevamo discusso già nel 2019 di portare avanti questo progetto turistico e anche commerciale, di interscambio commerciale, la valorizzazione dei nostri prodotti artigianali ed agroalimentari. Già nel fine marzo del 2018 era tutto organizzato come stasera, ma non è stato possibile perché l'8 di marzo ci hanno chiuso. Fortunatamente ora, ecco, la pandemia volge verso, diciamo, il finire, quindi visto che non siamo più in stato d'emergenza, abbiamo pensato di organizzarlo e di portare avanti il progetto che era stato bloccato già da 2 anni causa pandemia. Ha una valenza importante perché porterebbe economia al nostro territorio, porterebbe sviluppo e porterebbe anche quello che è l'interscambio non solo economico ma anche culturale, perché ecco qua c'è la possibilità che persone di fuori possono venire ad abitare Aragona, c'è la possibilità attraverso tutto quello che esporrà l'avvocato Barba, e che è giusto che lo faccia lui perché è lui l'ideatore di questo, quello che è il sistema di interscambio che verrà fatto tra tutto il mondo imprenditoriale, economico, artigianale, artistico e culturale della nostra cittadina, che ci sarà la possibilità di esportarlo fuori e farlo conoscere in tutta Europa e anche, se possibile, in tutto il mondo. Dopo 2 anni di chiusura a causa Covid, Aragona intende ripartire, vuole rilanciarsi anche attraverso il settore turistico. In che modo? Io non direi solo del turismo, ma anche nell'economia. Dobbiamo cogliere questa occasione che ci viene data dall'amico avvocato Salvatore Barba, di origini aragonesi ma nato e cresciuto in Germania. Lui ha avuto la bellissima idea come atto di amore, regalare un portale per gli aragonesi attraverso il quale poter far emergere le potenzialità economiche e commerciali e turistiche di Aragona. Qual è lo stato di salute del territorio aragonese sotto il profilo economico? Assolutamente, è un momento molto difficile, per cui in questa grave crisi post-globale dobbiamo assolutamente ricogliere ogni occasione per poter rilanciare e poter trovare nuovi mezzi per affrontare con maggiore tranquillità il futuro. Quanto sono importanti iniziative come queste per il rilancio economico del territorio aragonese? Ma sicuramente sono fondamentali, anche perché insomma noi purtroppo il nostro comune parte da delle basi quasi nulle, quindi il primo passo da fare è quello di aprire un confronto, quindi un dialogo che sia costruttivo e propositivo,
e cercare anche di cogliere insomma quelli che sono gli aspetti positivi e le attività che hanno lasciato dei risvolti sui territori dove sono state insomma già portate avanti prima di noi. Cosa propone la Proloco di Aragona per provare a rilanciare anche il settore turistico ed economico del paese? Ma Proloco, con l'attivazione del servizio civile 2022, si propone appunto di attivare tutta una serie di servizi al turista e diciamo il nostro obiettivo principale è anche quello di riaprire quelli che sono i palazzi storici e i musei di Aragona, perché noi appunto pensiamo che non si debba assolutamente pensare di attrarre il turista prima per poi farlo arrivare ad Aragona, insomma, e trovare poi tutte le strutture chiuse e comunque non fruibili. Quindi ci concentreremo sull'attivazione appunto di servizi al turista e a questi poi seguirà una campagna comunicativa volta appunto a far conoscere le bellezze e le risorse di questo territorio.